Eccoci qui per una nuova prova Suzuki Ignis. È una vettura piccola da città, ma che ha anche delle doti fuoristradistiche per alcune sue caratteristiche, come la trazione sulle quattro ruote motrici, una notevole altezza da terra di ben 18 cm nel punto più basso e degli angoli di attacco anteriori e posteriori molto elevati. È una vettura con delle linee decisamente particolari, sia interne che esterne, le andremo a scoprire, ma soprattutto andiamo a verificarne il suo funzionamento su strada e in fuoristrada. Ancora un breve tratto di asfalto, poi lo abbandoniamo totalmente per passare sullo sterrato. Sterrato che ci porterà nel Parco dei Monti Simbruini, uno scenario mozzafiato a appena 80-70 km da Roma. Qui c'è un tratto in salita, la vettura si arrampica, ha la potenza giusta per affrontare anche qualsiasi tipo di pendenza senza problemi, e ovviamente con le quattro ruote motrici in qualsiasi fondo si va, si riesce ad avanzare senza alcun problema. Igor Gentili, Suzuki Ignis 4x4, siamo sul Parco dei Monti Simbruini con il mini SUV Suzuki. Siamo partiti da Pereto e siamo quasi arrivati a Campo Rotondo. Bellissima prova, Igor, com'è? L'oggetto è divertentissimo, il paesaggio è meraviglioso. Abbiamo visto anche tanta flora e fauna, cavalli, mucche, sottobosco, qui ci sono anche le fragoline, adesso dico se ci fermiamo raccogliamo qualche fragolina. Andiamo a scoprire la Suzuki Ignis nei dettagli, partiamo dalla parte anteriore. Sul frontale ci sono dei fari full LED, qui c'è l'indicatore della freccia, vedete com'è bello questo motivo, una mascherina che si estende per tutta la lunghezza del frontale fino ad arrivare qui nella parte più estrema all'esterno del gruppo ottico. Molto particolare sul cofano c'è questo taglio con una mascherina nera che interrompe le linee in modo decisamente particolare. Andando qui sul montante abbiamo una colorazione nero che riprende quello della Suzuki Swift, le barre portapacco sono di serie per tutte le Ignis e vediamo qui questo disegno particolare di tre finte presetaria che sono un omaggio alla fronte coupé, è la prima mini vettura sportiva della casa giapponese disegnata da Giugiaro negli anni 70. Logo Suzuki, scritta Ignis, all grip a testimonianza della versione 4 ruote motrici, SHVS che è il sistema small hybrid. Per quanto riguarda qui il gruppo ottico, è molto bello, grande, molto molto ben dimensionato. Questa Ignis ha una caratteristica fuoristradistica veramente elevata, abbiamo già detto dei 18 cm dall'altezza da terra, ma la distanza molto ridotta della ruota dall'estremità della carrozzeria permette di avere degli angoli di attacco e di uscita molto notevole, precisamente un angolo di attacco di 22 gradi sull'anteriore e di uscita di ben 38 gradi grazie ad un passo generoso di 2,44 metri. Allora andiamo a scoprire invece la capacità di carico di questa Ignis. Il portellone si apre tramite la maniglia che è nascosta sotto il logo Suzuki, come vedete questo è il portellone abbastanza ampio. Qui nella parte posteriore abbiamo un bagagliaio che parte da circa 200 litri che possono essere notevolmente aumentati e vediamo come. Togliamo questa paratia per farvelo vedere meglio.
l'appoggiamo momentaneamente qui. Come vedete, questi sedili sono decisamente particolari, con una capacità di variare il volume del bagagliaio posteriore in un modo decisamente interessante. Se vedete qui, ci sono due maniglie. La prima permette di far scorrere il sedile completamente in avanti attraverso varie posizioni possibili, fino ad uno scorrimento totale di 16 cm. Idem per l'altro sedile. I sedili, come vedete, sono sdoppiabili 50 e 50. Questa invece è la leva che permette di reclinarlo. Ma prima di reclinarlo, noi possiamo avanzare totalmente il divanetto fino a 16 cm, come quest'altro di sinistra, per avere una capacità di carico che passa da 200 litri a 300 litri. Ribaltando totalmente lo schienale, anche qui ci sono delle posizioni intermedie che si possono comunque utilizzare, magari per avere una superficie verticale non reclinata del sedile e mantenere comunque i quattro posti a bordo, oppure abbassare totalmente lo schienale per avere un volume di carico di ben 1100 litri. Andiamo a scoprirla un po' dentro com'è fatta. Qui sulla portiera lato passeggero c'è già un disegno di una linea particolare, una maniglia che viene incastonata all'interno della portiera laterale, dove c'è una fascia bicolore nera e bianco che ospita praticamente tutta la parte della console del telecomando dei vetri posteriori, anteriori, blocco delle serrature e controllo degli specchi retrovisori elettrici destro e sinistro. Questa è la maniglia per l'apertura della porta. Il disegno di questa portiera lato conducente è decisamente particolare, con questo bicolore che offre un tocco nuovo alla vettura. Qui sul lato sinistro del volante abbiamo una bocchetta dell'aria di ventilazione con finitura in carbonio, sotto c'è una fascia bianca che si estende nella parte inferiore del cruscotto fino ad arrivare qui alla portiera lato passeggero. Le linee di questa Ignis sono veramente particolari. Ritornando qui sulla parte destra, abbiamo alcuni comandi per comandare. Qui c'è il trip della velocità, qui c'è l'info che permette di cambiare le informazioni sul display digitale sul lato destro. Adesso poi andremo a vedere come si alternano queste informazioni. Sulla parte sinistra abbiamo il contagiri, parte centrale un bel contachilometri e sulla parte destra il display digitale che permette di vedere alcune informazioni, come, andiamo a vederle: consumo di carburante medio, litri per 100 km, autonomia residua, velocità media, il periodo di guida, ovviamente sono tutti valori azzerabili, il tempo totale, carburante risparmiato con lo start and stop, sistema hybrid, consumo di carburante istantaneo, fino a ritornare al consumo medio che abbiamo visto prima. Guardiamo un po' il volante è in pelle con comandi della radio sul lato sinistro, qui c'è la possibilità di cambiare le stazioni. Informazioni, è lo stesso pulsante che troviamo qui che permette di cambiare le informazioni sul display all'interno del cruscotto. Qui c'è il comando per il telefono e sul lato destro invece abbiamo la possibilità di settare il cruise control. Un po' più verso la zona centrale abbiamo una bocchetta di reazione a sinistra e l'altra a destra del display da 7 pollici, comando touch, possibilità di cambiare le stazioni direttamente qui. Andiamo un po' a vedere il menu di questo sistema. Abbiamo la radio, il sistema di navigazione, il telefono e la connessione con lo smartphone. Poi, scendendo nella parte centrale, abbiamo il pulsante delle quattro frecce, la disattivazione dell'airbag per i passeggeri. Qui c'è una console decisamente originale per quanto riguarda l'impianto di climatizzazione, con tutti i pulsanti, aria condizionata, accensione e spegnimento, auto. Qui ci sono i pulsanti per la regolazione delle ventole e a sinistra per la temperatura. Scendendo ancora sotto, guardate queste particolari prese USB e 12 volts, una mascherina molto bella, quindi 12 volts, presa 12 volts, presa USB e AUX, poi
Abbiamo altri comandi, come sul lato sinistro abbiamo la disattivazione della frenata automatica, più a destra c'è l'avviso del superamento della carreggiata. Questo pulsante con la vettura in discesa indica un aiuto elettronico per effettuare delle discese assistite senza dover frenare, ma fa tutta la vettura da solo. Invece il primo pulsante a destra riguarda la guida in fuoristrada e permette di avere un aiuto simulato, come se la vettura avesse dei blocchi del differenziale. Utilizza i freni, ovviamente il sistema, quando sente una ruota slittare, la frena con l'impianto frenante e permette quindi alla vettura e alla Ignis di avanzare in ogni situazione di fondo scivoloso. Come avete visto nei dettagli, questa Ignis è decisamente particolare. A noi è piaciuta molto, sia nelle linee esterne ma soprattutto nell'interno, con questa fascia bicolore, il nero nella parte superiore, il bianco pulito nella parte inferiore che arriva fino alle portiere laterali. E poi questa console è decisamente particolare, con un disegno unico, sia per quanto riguarda l'impianto di climatizzazione che per la parte della gestione della trazione e le prese ausiliarie USB e 12 volts. Brava Suzuki, complimenti per come aver realizzato gli interni di questa Ignis. Finalmente alla guida di questa nuova Suzuki Ignis. Effettueremo adesso un piccolo test su strada per poi addentrarci verso il parco dei Monti Simbruini, in uno scenario naturale veramente bello a pochi passi da Roma. E questo motore brilla soprattutto per le capacità di ripresa grazie al sistema ibrido, che dà un notevole contributo nelle fasi di accelerazione. È molto fluida grazie anche ad una superficie dei pneumatici molto ridotta e quindi ad una resistenza di rotolamento molto bassa, che permette di percorrere con un litro di carburante mediamente 20 km. Qui sul display è proiettato il funzionamento del sistema hybrid. Nella fase di decelerazione si vede la freccia che va dalla ruota verso la batteria, indica quindi che si sta ricaricando la batteria. In questo caso non c'è flusso tra il motore e la ruota, che invece si accende in questo momento nel quale noi acceleriamo. Adesso stiamo frenando, quindi si ricarica la batteria. Accelerando, la trazione dal motore va alle ruote, se si spinge ancora un po' di più interviene anche il motore elettrico per portare una maggiore trazione sulle ruote anteriori, in questo caso sulle quattro ruote, perché siamo sulla versione a quattro ruote motrici. Abbiamo terminato la prova di questa Suzuki Ignis, che ci ha veramente e piacevolmente colpito. Siamo arrivati al test della versione 4 ruote motrici con il sistema Small Hybrid, ma andiamo a vedere i prezzi. I prezzi partono dai 14.050 della versione 2 ruote motrici, per salire ai 16.800 euro della versione sempre 2 ruote motrici ma con il sistema Small Hybrid, fino alla versione che noi stiamo provando e che abbiamo provato, che è la versione iTop 4 ruote motrici con il sistema Small Hybrid. Il prezzo è di 18.300 euro. Vi invitiamo a seguirci sui nostri social, sul forum, su YouTube, su Facebook, sul forum di Elaborare, ma soprattutto a seguire la prova sia sul sito newsauto.it con altri approfondimenti e soprattutto sulla rivista Elaborare 4x4, dove ci sarà un ampio servizio con una spiegazione molto ma molto tecnica di questa vettura. Un saluto, a presto, seguiteci, ciao!